Gianni Colacione per Libre TV, siamo a Roma davanti il Palazzo della FAO e abbiamo incontrato Blanca Bricegno. Blanca Bricegno è attivista radicale ma anche attivista per la battaglia per la libertà in Venezuela. Come mai vi trovate qui a Roma davanti il Palazzo della FAO, Blanca? Grazie Gianni e grazie a tutti i liberi ascoltatori, amici radicali e di tutto il mondo. Siamo qua Gianni perché vergognosamente la FAO ha conceduto un premio per gli sviluppi in agricoltura più in materia alimentare del Venezuela. Concede questo premio in un modo completamente falso e probabilmente raccomandiamo a chi si incarica di raccogliere i dati di capire come minimo quanti milioni di chili con due scandali che noi chiamiamo Pudreval sono successi nel Venezuela per alimenti scaduti. I venezuelani non sanno cosa mangiano perché arrivano alimenti da molte parti del mondo, in modo particolare dall'Argentina, l'Uruguay e adesso pure da Santo Domingo i fagioli neri, ma non sappiamo né come si coltivano né se sono OGM o che cosa abbiano dentro. Quello che so di sicuro è che noi ci troveremo un giorno, quando recupereremo la libertà, al momento in cui faremo un vero censimento della popolazione, con infinità di bambini o di persone con problemi di tanti tipi dovuti al denutrimento e o alla cattiva alimentazione. È una vergogna, nel Venezuela non c'è la carta igienica, non c'è il latte per i bambini e la FAO dà questo premio. Bisogna vedere anche con quali altri paesi. Tanti sono produttori di petrolio, bisognerebbe capire se la FAO non ha soldi per continuare ad alimentare la sua cassa burocratica e quindi concede questo premio al Venezuela. Il gruppo, prima abbiamo intervistato Blanca Bricegno, il gruppo qui di venezuelani che sono appunto per la libertà in Venezuela, di resistenza per la libertà appunto in Venezuela, si è ingrandito, come potete vedere ci sta una anche cartelli, siamo davanti ovviamente alla FAO. Sentiamo cosa ci dice Carolina che viene appunto, che entra dal Venezuela ed è venuta appunto a questo a partecipare e guida anche lei questo gruppo. Sì, salve, vi salutiamo in nome del popolo venezuelano. Siamo qui per chiedere il diritto al rispetto dei diritti umani, il ritorno della democrazia e la libertà di espressione che in questo momento praticamente non è possibile in Venezuela. È una cosa importante. Noi non siamo qui a difendere nessun candidato, nessun partito politico, stiamo in difesa di Venezuela, del popolo. Vogliamo ai cubani, al governo cubano fuori dal Venezuela, vogliamo una Venezuela libera. Siamo qui in rappresentanza della nostra famiglia, del nostro paese. Vogliamo libertà, vogliamo rispetto e vogliamo la verità. Vogliamo che le elezioni vengano riconosciute perché c'è stato un frode nelle elezioni. Quindi è questo, vogliamo dire a questo signore Maduro che sta qui davanti alla FAO a ricevere un premio per la lotta contro la fame, quanto in realtà in Venezuela non ci sono i beni di prima necessità, non c'è la carta igienica, non abbiamo il pollo, riso, latte, non ci sono queste cose, non riusciamo a capire come mai la FAO concede al Venezuela un premio importante come questo. Noi vogliamo precisamente il ritorno alla libertà, queste sono le nostre parole, tutto è in assoluta e pacifica volontà nostra, siamo qua in pochi, tra poco andiamo a riunirci con altri venezuelani che stanno dalla parte del Viale Ostiense, che sono della Mesa dell'Unità Democratica, ci uniamo anche a loro, però sempre come indipendenti e liberi. Grazie. Senti Carolina, volevo chiederti soltanto una cosa, è possibile fare questo tipo di manifestazioni in Venezuela?
No, non è possibile. Ogni volta che si cerca di fare una manifestazione di questa, il paese, le persone vengono detenute, vengono addirittura anche ammazzati. Grazie Carolina per la vostra testimonianza, grazie a voi tutti quanti e in bocca al lupo.